testimonianza della verità dell'amore di Dio in Cristo, del fatto che questo amore rimane presente nel mistero della Chiesa, quindi a livello teologico, cristologico, a livello ecclesiologico, a livello antropologico, e testimonianza profetica del fatto che questo amore dà senso e pienezza alla cura umana. Che ciò che dà pienezza alla cura umana non è un amore volubile, un amore instabile, un amore capriccioso, ma un amore unico, indissolubile, fedele, fecondo, aperto al dono della vita. E per questa stessa ragione il sacramento del matrimonio, l'alleanza matrimoniale, contesta e evangelicamente giudica tutte le persone dell'amore a piacere egoistico, a esercizio di potere, a pretesa autonomistica rispetto a Dio, cioè tutte le forme idolatriche che abbiamo. Se noi vogliamo davvero accogliere questo amore, dobbiamo continuamente mendicare da Dio un amore del genere, perché non siamo capaci di costruirlo con le nostre mani. Se l'uomo vuole conoscere e ricevere il dono del vero amore, deve volgersi a colui che è la sorgente dell'amore, Dio stesso, che è Agape, che è Caritas. L'ultima parola che troviamo nella Bibbia prima del silenzio adorante è nella prima lettera di San Giovanni, che dice appunto: Coterosa, Namesti, Nelosa, Caritas, Dio è amore. Dio è amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che si dona a noi in Cristo. Ed è questo amore che è all'origine dell'alleanza, della nuova ed eterna alleanza di sigillata sangue di Cristo con ciascun fedele, dell'alleanza matrimoniale, che l'alleanza è sempre strumento ed è opportunità da accogliere ogni giorno con fedeltà. Grazie. Simbolo delle nozze, assunto dall'autore sacro per cantare l'amore di Dio e restituito a noi per farci ricomprendere la grandezza dell'amore umano. Quelle nozze che sono diventate simbolo dello sposalizio fra la Chiesa e l'agnello ci vengono restituite come nozze nelle quali l'amore è totale. Si è fatto importante Signore, e tu sei il Padre.